può lasciare un momento di confronto, richieste, organizzazione di ulteriori step, cosa facciamo la prossima settimana. A me sembrava molto interessante il richiamo di Francesco sul fatto del quarto elemento della triangolazione che aveva tirato già in ballo, se non ricordo male, Alessio Moro nel video, cioè quello della valutazione finale dal punto di vista del cliente. Il cliente o il destinatario, il cliente se è un servizio, facilmente lui diceva, o il cliente anche quando è destinatario di una commessa e quindi si valuta da questo punto di vista. La scheda che vedevamo è una scheda che sia tecnica e qualitativa della valutazione del prodotto, quindi è fatta sulla base di criteri produttivi, è fatta anche sulla base di una valutazione della qualità che si vuole dare nel Questa o redigere queste questa? schede. Ecco la seconda, principalmente. Nel redigere la seconda si cerca di dare un'impronta qualitativa al risultato, cioè si hanno già dei parametri per cui ci Sì, sono già dei fissiamo. parametri, sì. È basato sempre sul ragionamento standard. Che cosa determina un prodotto fatto a regola d'arte nel giudizio preventivo che dà un esperto e come questa cosa poi si può condividere attraverso uno strumento, formalizzarlo, rendere evidente, renderlo visibile ai ragazzi, in modo tale che questa scheda non viene utilizzata alla fine, viene utilizzata sempre all'inizio della lavorazione, in modo da tenerla come un, tecnicamente si chiama un regolatore, un riferimento Quindi diventa esterno che una dice. linea guida sostanzialmente anche, Esattamente, diventa processo e prodotto. Cioè, quindi. la forza di questa impostazione di valutazione è rendere autonomi e responsabili i ragazzi, quindi non farli dipendere da noi, ma renderli Certo. dentro al processo di apprendimento. E la Sì. cosa che noi abbiamo trovato molto convincente e su cui abbiamo molto puntato è questa idea di trasmissione generazionale dagli esperti ai novizi, no? E io ti cedo le mie conoscenze perché tu possa apprendere gradualmente i miei criteri, i miei parametri, le mie impostazioni e poi le impostazioni che sono diventate in quella situazione specifica di quell'azienda, di quel settore produttivo, di quella tradizione, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo. Ci sono dei significati che vanno al di là del tecnicismo valutativo, Fabrizio, no? Che noi vediamo e che è molto importante. Ok. Però per renderlo efficace questa cosa, la devi mettere nero su bianco e la devi condividere con gli allievi, perché sennò non funziona. Cioè, se io ho in testa questi parametri, così come questi, ma non li condivido, non ci sarà questa trasmissione dall'esterno all'interno. Ok? Non ci sarà il passaggio dell'apprendimento da una fonte esterna, che può essere l'istituto d'azienda, a un agente interno che sono i ragazzi che fanno, insomma, il percorso. Quindi è una sorta di esplicitazione del know-how messo in Sì, regole e linee guida esatto. per una trasmissione proprio anche del sapere, del saper fare. Autonoma, sì, e quindi ti risparmi un sacco di feedback perché, come dire, già li metti di fronte a quello che tu ti aspetti. Un lavoro è fatto a regola d'arte se si parla di questo e se controlli sempre questo. E quindi tu dai questa linea guida, come dici tu, che accompagna per tutto la lavorazione e ti autoregoli E quindi e diventi diventa autonomo. anche un'auto esplicitazione dei parametri su cui poi uno va a valutare. Esatto, sì. E diventa davvero l'apprendimento a bottega, no? Dove c'è un esperto che ti insegna il mestiere facendoti vedere come fare il mestiere. Quindi non è solo rubare con gli occhi, è rubare con gli occhi, ma anche pensare con le mani, riflettere con la testa, cioè coinvolgi i ragazzi e le ragazze in tanti loro aspetti.
E così l'apprendimento diventa significativo e diventando significativo diventi un professionista esperto e il professionista esperto produce valore economico, sociale, eccetera, eccetera. È un'impostazione molto ambiziosa, però dal nostro punto di vista realizzabile e anche sostenibile. Volevo anch'io, come dire, intervenire perché la cosa che mi sembra importante, che poi dopo potrebbe essere coniugata anche nel laboratorio, è proprio questo concetto da cui siete partiti, che era la triangolazione, dove appunto i tre soggetti, la scuola, l'impresa e l'apprendista, perché appunto la sfida è proprio di rendere autonomo e che poi l'apprendista, ma anche il futuro lavoratore, anche nella propria carriera lavorativa, abbia questa dimensione dell'autodirezione del proprio apprendimento, perché questo poi è il valore che poi se guardiamo le famose competenze europee, Eccetera, 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 eccetera. americane, ecco, Bla bla diventa poi la bla bla bla. dimensione più importante. Allora magari stavo pensando, come dire, al tutor aziendale che per certi versi dà molto scontato questo raggiungimento del lavoro a regola d'arte, anche se lui lo conosce molto bene, come arrivare a appunto che venga realizzato il lavoro a regola d'arte, e nello stesso tempo per certa strumentazione potrebbe essere utile proprio il tutor scolastico che magari è più avvezzo nel definire questa Capire, dimensione dei certo. criteri e aiuta proprio Esatto. anche il tutor aziendale, ovviamente anche a, tra virgolette, impadronirsi un po' di questo, tra virgolette, chiamiamolo gergo, ma è riduttivo, insomma, dell'impianto metodologico che serve chiaramente per poi valutare effettivamente una competenza e un lavoro fatto a regola d'arte. E quindi, come dire, anche nel laboratorio, visto che saremo presenti sia in termini di tutor aziendale che di tutor scolastico, e a maggior ragione abbiamo anche dai vostri video e dal vostro podcast, anche proprio l'esperienza diretta di cosa ha significato per l'apprendista apprendere nel contesto lavorativo e che significato ha anche rispetto del fatto di apprenderlo nel contesto invece solo scolastico, secondo me potrebbe essere proprio un modo anche per poter andare anche a definire insieme delle griglie, dei criteri, delle misurazioni che poi dopo corrispondano effettivamente alla necessità di definire che il lavoro sia stato fatto effettivamente a regola d'arte. L'esercizio di estrarre dei criteri da, chiamiamola così, una competenza consolidata è molto interessante ed è anche una cosa buona e giusta, perché diciamo il segreto in questa parte dell'approccio di valutazione che noi stiamo presentando è proprio questo, cioè rendere visibile la struttura fondamentale di una competenza. Vabbè, noi la competenza non è che la vediamo, noi la agiamo, la sentiamo, in qualche modo ce la costruiamo addosso, sono rappresentazioni, da qualche parte della nostra mente queste rappresentazioni vanno a memorizzarsi, eccetera, eccetera. Però da un punto di vista didattico formativo, se io non faccio questo passaggio di esplicitazione, non creo basi solide di competenza. Quindi non porto i ragazzi, le ragazze ad acquisire un'autonomia e una responsabilità. Cioè, un'autonomia significa una capacità di intervenire anche su questi aspetti nel micro per poi modificarli, mantenerli e cambiarli, migliorarli nel corso del tempo. Ma nello stesso tempo, diciamo, non creo quell'altra parte che è la responsabilità, che è l'abilità di rispondere. Una volta che io ho capito come sta cosa la devo fare, la utilizzo su situazioni che sono molto diverse da quelle in cui l'ho imparato. Perché l'ho così fatto mio che ormai mi sento sicuro, so rispondere, prendo pezzi, li leggo da altri, eccetera, eccetera. E questo, diciamo, proprio è il livello esperto, no? Di cui parlavamo qui. Mi sento allo stesso livello di un esperto e di un esperto. Cos'è un esperto? È colui che ha consolidato, interiorizzato i criteri che definiscono competenze e li sa utilizzare in situazioni inaspettate, nuove, che non ho mai incontrato, eccetera, eccetera. E questo crea valore, sia sociale che economico, perché poi se ci aggiungi alla triangolazione, come diceva Fabrizio, il cliente ti
ti affida incarichi perché sa che tu hai un certo approccio, un certo modo di portare avanti i lavori, garantisci certi risultati, i tempi di consenso, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, la famosa catena del valore. Quindi questo esercizio si può fare un passaggio sul tema della triangolazione, e mi piace questa idea di mettere insieme una parte più, Daniela, didattica, di expertise didattico, perché è certo, l'istituto fa il suo mestiere, l'azienda fa il suo mestiere, e quindi anche, insomma, di attivare delle collaborazioni, però nel merito di un impianto metodologico che noi riteniamo utile e corretto, insomma, che può aiutare sia gli uni che gli altri. Grazie dell'attenzione e della vostra considerazione, del vostro tempo e della vostra considerazione, davvero, grazie di cuore. Spero di non essere stato troppo molesto con il mio linguaggio tecnico e, insomma, di aver comunque creato le basi per un buon lavoro la prossima settimana. Ok, grazie a tutti. Ci vediamo il 26 marzo. Grazie.